www.radioradio.it quando l'ambiente chiama. Saluto, come è ormai consuetudine, i miei compagni d'avventura al web, Alessandro Polinori. Ciao Luca. E il nostro saggio, il disegnatore Valentino Spadoni. Oggi parliamo di zanzare a 360 gradi, vorrei dire. Perché? Perché parliamo di quanti possono essere i metodi per difenderci dalle zanzare. Io dico sempre quanto sono belli gli animali, la biodiversità, però le zanzare, perdonatemi, non le tollero. Allora, siccome non è neanche gradevole usare tanti veleni, vediamo in che modo ci può venire in aiuto la natura. Per questa ragione è venuto a trovarci l'agronomo Enrico Chiarot. Ciao Lucia. Ciao Enrico. Ciao. Ancora con noi. Eccoci. Una nostra ricchezza. Hai portato tutte queste piante. Io ho visto il basilico, volevo subito andare a casa a farmi uno spaghettino. Si può anche fare, però. Si può anche fare. Hanno anche la loro utilità in con vaso. Con le zanzare. Sì. Quelle che ho portato oggi sono piante che comunissime, da usate come spezie, come piante aromatiche. Sì. Che però hanno per caratteristiche e per principi attivi delle sostanze che sono zanzare repellenti. Che bella cosa! E quindi un terrazzo pieno di basilico ci dovrebbe proteggere dalle zanzare? Ma guarda, diciamo il geranio per antonomasia, ecco, è il più forte, è quello sì. che emana più odore sgradevole per le zanzare, per gli adulti. Fermo restando che io sono comunque abbastanza contrario alle lotte a tappeto con questi pesticidi chimici. Perché questo appunto abbiamo chiesto il certo, tuo aiuto. Certo, no? Assolutamente. E quindi sfruttiamo un attimino la biologia della zanzara, sfruttiamo la loro caratteristica che alcune sostanze, soprattutto quelle anche a base di agrumi come il bergamotto e il limone, le odiano. Sì. E quindi sono repellenti. Questo vuol dire. Circondiamoci di queste piante. Certo, perché in realtà non sono insetticide, ma sono insettifughe. Questo vuol dire che se noi abbiamo la zanzara dentro casa, ancora c'è. Impedisce però alle zanzare esterne di penetrare all'interno. Quindi se noi facciamo un bel filare di gerani misto con queste piante, possono essere il basilico, può essere il timo, la lavanda è fortissima, così come la menta, abbiamo il rosmarino, le foglie di pomodoro hanno queste proprietà insettifughe e poi la classica citronella che si sta diciamo diffondendo soprattutto dalla primavera in poi. C'è un albero che si chiama la catambra che stanno pubblicizzando come il più potente tra i dissuasori appunto per le zanzare adulte. Sì. Io sono rimasto che il più efficace in assoluto come repellente per le zanzare adulte è l'olio di erbagatta. L'olio di erbagatta, questa mi giunge sì, nuova. Sì, sì, l'olio di erbagatta è un repellente formidabile. E dove si prende l'olio di erbagatta? Lo vendono? Cioè qualcosa Ma che... Alcuni lo vendono, se no si possono seguire anche le indicazioni via internet e si può anche fabbricare in casa come dei decotti o degli infusi. Okay. E dove si spalma sul corpo? Si può spalmare sul corpo, ma è vero anche qualsiasi di queste piante. Se noi stiamo fuori una sera estiva, a cena, magari con il barbecue, basta prendere una di queste piante, un po' di menta, strofinarle sulla pelle, possiamo conviverci tranquillamente tutta la serata. Che bella cosa! Qui invece hai portato, sì, qui ho portato delle medicine, come mai? Non sono medicine, in realtà non è altro che un batterio liofilizzato, un batterio assolutamente inerme per l'uomo, gli animali e tutti gli insetti utili. Eccolo qua, il batterio liofilizzato. Sì, un nome, quasi una parolaccia, il Bacillus thuringiensis, varietà israeliensis. E praticamente non si fa altro che prendere queste pasticche che si possono comprare in qualsiasi negozio di piante. Sì. Si mettono, sono delle pasticche effervescenti, dove ci sono i pozzetti di scolo delle acque bianche. E queste automaticamente cominciano a prendere acqua e a vivere questi batteri, per cui quando vengono ingeriti dalla larva di zanzara, all'interno questo batterio scoppia e una proteina tossica le uccide in 24 ore. Favoloso, allora già io domani andrò a prendere questo Bacillus thuringiensis. Thuringiensis. Grazie tantissimo. Grazie a te. Enrico, accomodati, sì. Mentre io raggiungo Alessandro al web. Ma lo sapevi del Bacillus? Sì, lo sapevo perché ho fatto una serie di studi proprio sulla lotta biologica alle zanzare, quindi quella... Sempre preparatissimo il nostro Alessandro Polinori, che fra l'altro gestisce l'Oasi della Lipu di Ostia, quindi andatela a visitare in questo periodo perché è più bella di sempre.
Detto questo, dalla nostra pagina animalianimali.it, presso la quale i nostri telespettatori possono inviare anche filmati, suggerimenti, anche attraverso i contatti Facebook e Twitter, vediamo un filmato molto particolare. Noi conosciamo i cani come degli animali utilissimi all'uomo, guidano i non vedenti, soccorrono le persone, combattono il terrorismo. Ed ora, pensiamo un po', aiutano anche nella lotta alla malaria in Africa. Ah. In particolare stanno addestrando proprio nei cani nel Mali, che è una delle regioni purtroppo più colpite da questa terribile malattia che miete moltissime vittime, proprio ad individuare le colonie di queste zanzare che appunto diffondono la malaria. E grazie all'incredibile olfatto dei nostri amici a quattro zampe, i risultati sembrano molto importanti. Quindi questo è un esperimento pilota. Qui vediamo proprio in queste immagini questi cani che stanno identificando le colonie più consistenti di questi insetti, e quindi un contributo importante in una regione molto molto difficile per la sopravvivenza dell'uomo, quale quella africana. Grazie Alessandro. E fra i principali divoratori di zanzare, ne avevamo parlato qualche tempo fa, senza dubbio ci sono i pipistrelli. Molte persone però hanno paura dei pipistrelli, e poi esistono delle credenze che vi abbiamo spiegato sono assolutamente senza nessun significato reale. Però è un dato di fatto che comunque molte persone continuano ad averne paura. Allora noi ci siamo rivolte ai nostri amici siciliani e gli abbiamo proprio chiesto se loro hanno paura o meno dei pipistrelli. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Ciao amici di Animali Animali. Bene, oggi mi trovo a Sant'Ignazio, una località famosa per gli ortaggi e soprattutto per il buon vino genuino. In questo momento sono con degli amici per sapere se hanno paura dei pipistrelli. Salve, lei ha paura del pipistrello? No. Non ha paura del pipistrello? No, non ha paura. La ringrazio, gentilissimo. Invece lei ha paura del pipistrello? Sono animali innocui. Non ha paura del pipistrello, grazie. Lei ha paura da taddarita, come si dice in siciliano? La taddarita? No, no. Il pipistrello è un animale che fa parte della natura, quindi non, ecco, se ti prende all'improvviso va bene, però diciamo che è un animale dove si può, non si deve avere paura, ecco. Bravissimo. Invece lei ha paura del pipistrello da taddarita? Assolutamente no, perché lo ritengo un animale innocuo. Anche per lei allora non ha paura del pipistrello? No, assolutamente no. La ringrazio. Licia, a quanto pare qui a Sant'Ignazio non abbiamo paura del pipistrello, allora io ti do la linea, ti ringrazio da Nino e salvo Silvio, è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao Licia! Ciao Licia! Ciao. Allora, lì nessuna paura dei pipistrelli, però personalmente conosco tante persone che hanno paura dei pipistrelli, io non lo so, chiedo agli amici che sono venuti a trovarci nel nostro studio, avete paura dei pipistrelli qualcuno? Sì, qualcuno sì, ecco. Allora adesso tentiamo di capire perché non dovremmo avere paura dei pipistrelli, anzi dovremmo prenderci cura di loro, che sono alla fin fine degli animali assolutamente molto fragili. Per questa ragione è tornata a trovarci la chirotterologa e presidente tutela pipistrelli Onlus, Alessandra Tomassini. Ciao Lisa. Ciao Alessandra, ciao, grazie di essere qui con noi. Dove ci sediamo? Da questa parte. Io ho fatto un giro tondo su me stessa. Alessandra non gira mai da sola, è sempre accompagnata. Sempre in compagnia, di sì. Qualche pipistrellino. Allora, la prima cosa, tornando alle zanzare, è vero che i pipistrelli sono degli anti-zanzara straordinari? Allora, è vero che i pipistrelli sono degli insettivori straordinari. Questo significa che si nutrono di insetti. Non è che fanno proprio la cernita solo le zanzare, anche le zanzare. Se questo qui è un antropofilo, è uno dei pipistrelli, è un adulto, un pipistrello di Savi, ed è un pipistrello che si nutre sotto anche i lampioni anche di zanzare. Se pensiamo, pesa circa 5 grammi, 6 grammi un animale di questo tipo, e si riescono a nutrire anche di un grammo di insetti a notte, quindi potrebbero far fuori, diciamo così, 2000 insetti grandi come una zanzara. Mamma mia, posso prenderlo in mano? Si spaventa. È un po' spaventato, però. Piccolino. È microscopico, signori. Guardate, è un adulto. E poi uno dice i pipistrelli terribili. Piccolino, guardate la bellezza.
Uno dice come può essere bello un pipistrello, ma trema, ha paura. No, non ha paura, lui sta scaldando la muscolatura per cercare di poi poter andare via più velocemente, perché loro prima di poter volare devono scaldarsi molto la muscolatura. Ricordiamo, Alessandra, che quando tu fai conoscere i pipistrelli porti sempre questi esemplari che poverini non possono più essere. Esatto, questo qui è un pipistrello ricoverato presso il centro recupero fauna selvatica della Lipu, sì. E è uno di quei pipistrelli che non riesce a volare 10 minuti consecutivamente. Ah, quindi però un po' vola. Ma a volte volano un po', però non possiamo liberare animali che invece di fare la loro vita vanno a morire. Certo. Loro devono essere capaci, è uno standard internazionale quello che deve saper volare almeno 10 minuti consecutivamente senza posarsi per poter essere liberato. Senti, Alessandra, ma noi non vediamo le ali. Posso? Sì, piano piano, sì. Muoviti lentamente così anche i nostri operatori e il nostro regista riesce a farlo. Intanto non so se si vedono, hanno dei grandi occhi anche loro. Hanno dei grandi occhi? Sì, hanno dei grandi occhi e ecco qui l'ala. L'ala li fa sembrare molto più grandi. Aspetta, più guarda, grandi. La telecamera è lì alla tua destra. Eccola qua, sì. Piano piano. Noi siamo fermi in questa posizione e adesso facciamo... Beh sì, è grande come ala. È rispetto una grande al corpo ala. È molto grande. È un maschio o una femmina questo qui? Questo qui è un maschietto, e si vede, l'unica cosa per cui si riesce a riconoscere è che ha il pene, quindi... Piccolino, beh, come tanti altri animali d'altronde, un no? Un mammifero. Allora, quindi... no, nel senso, molti mammiferi, perché sfido chiunque a riconoscere un pesce maschio da un pesce femmina, voglio dire. Allora... Ricordiamo, io ho detto, tu sei presidente di tutela pipistrelli Onlus e io ho detto che purtroppo questi esserini sono molto fragili alla fin fine. Quali sono i pericoli dei pipistrelli? Perché sono diminuiti i pipistrelli? I pipistrelli sono diminuiti in primis per l'inquinamento, perché se noi mettiamo tanti insetticidi, questi insetticidi vanno a colpire... uccidono parte degli insetti, ma poi quelli che sopravvivono rimangono, sono resistenti all'insetticida e che cosa succede? Vengono mangiati dai pipistrelli e quindi i pipistrelli si avvelenano e quindi noi poi dobbiamo utilizzare un altro insetticida per poter cercare di uccidere gli insetti sopravvissuti. Mamma mia, quindi che storia, sarebbe veleno, meglio usare meno veleni. Molto meno veleni. Secondo me sono poche le persone che vedendo un pipistrellino magari ferito poi pensano di dargli una mano e invece tu fai di tutto per far capire che bisogna aiutare questi mammiferi. Sì, io ricevo diverse telefonate al giorno, devo dire, perché mi chiamano da tutta Italia, perché la sensibilità per fortuna sta aumentando. Se si trova un pipistrello a terra è un pipistrello che sta male, che ha un problema e quindi bisogna raccoglierlo. Raccoglierlo, metterlo dentro una scatola di cartone, meglio senza fori, perché loro scappano, poi hai visto quanto sono piccoli, sì, quindi sono scappano molto piccolini. Facilmente, e chiamare, dargli l'acqua e chiamare un esperto, in modo tale che a seconda se è un piccolo, se è un neonato, perché spesso, come hai visto te, no? Questo qui è un animale di dimensioni piccole, quindi spesso mi chiamano e mi dico ho trovato un piccolo di pipistrello, invece è un adulto. Quindi per questo bisogna parlare con un esperto che di volta in volta saprà dare consigli migliori. Fra l'altro voglio ricordare che voi avete girato anche un film, un piccolo documentario. Sì, insomma. Un documentario sulla storia di un neonato raccolto da una persona e tutto l'iter per il recupero fino alla liberazione. È una cosa molto carina e c'è stato anche un libro, come si chiama il libro? Una fiaba. Una fiaba. Il pipistrello divo e la mamma umana. E questo per far capire ai bambini che è importante aiutare anche questi pipistrelli e soprattutto basta con queste leggende assurde che ci fanno temere questi animali che invece hanno tanto bisogno del nostro aiuto. Sono completamente innocui, sono completamente innocui e molto utili. Sono molto utili e non fanno male a nessuno, proprio vivono nel loro ambiente. Esistono anche delle bath house, io ne ho una a casa nostra, sì. Perché riteniamo appunto che siano utili, perché i pipistrelli hanno anche carenza di luoghi dove fare il nido. Sì, ormai. Allora, queste specie sono fissuricole, che cosa significa? Loro amano vivere dentro le fessure, solitamente si trovano per esempio tra la grondaia e il tetto.
Nelle nuove case non ci sono le fessure perché è tutto chiuso, insomma. Certo. E di conseguenza a volte i pipistrelli hanno difficoltà a trovare dei rifugi e quindi le bat box sono degli strumenti utili per aiutare loro a dare una casa diversa, la possibilità di scegliere, ecco, una casa diversa. Ecco, abbiamo in questo momento, chiederei al nostro regista se la facciamo vedere, le bat house, no, le sono bat box le bat chiami, box. O house, gli davo un po' più importanza, e sono queste case praticamente schiacciatissime dove sì, loro riescono ad agganciarsi perché, ricordiamo, vivono a testa in giù. Sì, solitamente sì, però non è che disdegnano stare anche a testa in su. Sì, in modo orizzontale oppure... Però si attaccano nelle bat box. Nelle bat box noi le usiamo anche appunto in voliera quando facciamo il recupero degli animali. E li qui hai un altro esemplare. Qui ho un'altra specie, veramente anche qui ho un'altra specie. Per farvi vedere quanto sono diverse. Sì. Non sembra? Sì, non sembrano. Sembrano, no, quasi uguali. Sembrano uguali, invece sono due specie diverse. Adesso vediamo se... Sempre a questa telecamera. Facciamoli vedere come vuole lei, come vuole Alessandra, riusciamo a vedere. Queste qui sono due specie diverse. Beh, però non si fanno festa. Sì, cosa facciamo? La rissa, no, adesso in trasmissione? No. Cosa stanno facendo? No, non hanno problemi di interazione tra di loro. Ah, quindi i dentini non è che... No, quando parlano anche, cioè quando emettono gli ultrasuoni si vedono i denti. Ah, ma quindi non è... adesso loro stanno comunicando anche probabilmente. Anche se con lingue diverse. Perché, sì, con lingue diverse. Sì, perché questo qui è un albolimbato, quest'altro è un pipistrello di savi, quindi... E noi non sentiamo niente perché emettono degli ultrasuoni. Esatto, quindi quei movimenti che voi vedete sono in realtà soltanto il fatto che stanno parlando, non... Quanto sarebbe carino sapere che cosa si dicono, guarda. Io sono molto curiosa. Tu sei molto curiosa. Sì. Allora, adesso io voglio sapere dal nostro Alessandro... Che cosa pensa dal web di tutte queste cose? Abbiamo parlato di bat box, è un modo utile per aiutare questi animali meravigliosi. C'è un filmato molto divertente, un filmato italiano peraltro, che ritrae una bat box situata in Toscana. È stato fatto un conteggio degli animali ospitati da questa bat box e vediamo il filmato pian piano che cominciano ad uscire i pipistrelli, perché è il momento di andare a mangiare, no? Insetti e zanzare. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Io mando avanti il filmato perché è un po' lunghetto. Sì. 15, addirittura 32 pipistrelli. C'era la persona che stava verificando il numero di pipistrelli che esclamava cose pazzesche perché crescevano sempre di più. 40. Bene, lì c'è alla fine il numero di pipistrelli ospitati da questa bat box. 62, 63. Ecco che ne arriva un altro, 64, bene, 65 pipistrelli, un vero e proprio record italiano. Questo deve farci capire come l'uomo a volte, in mezzo a tante distruzioni, può aiutare tantissimi animali. Esistono dei territori dove ci sono più pipistrelli, Alessandra? Le zone dove ce ne sono di più di pipistrelli? Sicuramente le campagne, forse? Ma guarda, no, perché anche in città ce ne sono molti. Sono le specie che variano, cioè in città ci sono più alcune specie, in campagna e nei boschi ce ne stanno altre. Mm. Per esempio la nottola, che uno dice spesso, un modo di dire è che le nottoline, no, le nottole sono animali estremamente legati ad ambienti boschivi. Questi qui sono proprio pipistrelli, quelli che frequentano le città, quindi dipende molto dalla specie, parliamo di 34 specie diverse in Italia e quindi a seconda di cosa stiamo parlando. E come piante, Enrico, ti risulta che ci siano delle piante che ospitano più facilmente i pipistrelli? O? Beh, più che piante l'esposizione, come Alessandro vi può insegnare, generalmente sud-sud-est da quello che so. Le colonie riproduttive di solito hanno bisogno di avere tanto calore, quindi sì, l'esposizione è verso sud, se no le piante morte. Spesso negli alberi cavi quando ho anche nei nidi dei picchi vengono colonizzati da alcune specie di pipistrello. Ecco, una cosa che volevo dire, scusa Licia, sì, è che delle 267 specie animali a rischio di estinzione in Italia, buona parte della metà sono anfibi e soprattutto chirotteri, quindi che sono indicatori ambientali formidabili. Il che significa che il nostro ambiente è un pochino malandato, purtroppo. Valentino, intanto, il nostro saggio. Intanto quanto sarebbe carino se anche certe persone parlassero senza essere udite e a frequenze diverse. È vero, quanta gente! Dopodiché ci può essere sempre qualcuno che utilizzi le credenze per i propri fini. Che dice, caro, che devi dargli il sangue, tutto.
Io? Lo farei io, ma deve essere chi è stato visto per primo. Ecco. Può andare avanti così, insomma. È vero, è vero, è vero. Grazie, grazie. Andiamo avanti, stiamo parlando di insetti, in particolare di zanzare, difendersi con le piante, difendersi anche rispettando animali come i pipistrelli, ma difendersi anche usando quello che la natura ci offre, quindi dei rimedi erboristici. Per questo è tornata a trovarci l'erborista Francesca Schiavo. Appena mi trasformo in alchimista, so che arrivi tu. C'è di tutto. Olio, no, olio, sì, olio pure c'era da qualche olio, parte. Olio, ma anche cipolle, aglio, limone, c'è di tutto. Allora, che cosa facciamo oggi? Perché insomma ci pungono le zanzare, che cosa facciamo prima per prevenire la puntura? Facciamo prima per prevenire, sì. Non preveniamo niente, diamo un attimo la linea alla pubblicità. Perfetto. E preveniamo dopo. Rimanete con noi. Le punture di zanzare in compagnia dell'erborista Francesca Schiavo. Diventiamo subito operativi, voi a casa prendete nota. Immediatamente, considera che dall'inizio dell'umanità, della civiltà, che tutti vogliono prevenire. Certo. Punture di insetti cospargendosi con oli, essenze, profumi, cose repellenti tipo l'aglio, in modo che sì, le zanzare non si avvicinavano, ma neanche gli umani. No, no, uno perde tutti gli amici perché esatto, rimane nessuno così. Proprio. Però tu me lo riproponi qua l'aglio. L'aglio l'ho portato come esempio limite, ma non lo voglio applicare, okay, assolutamente. Però facciamo delle applicazioni diverse. Sì. Tipo la cipolla, questa qui. Che noi steccheremo con i chiodi di garofano, come facciamo con l'arrosto, con il brasato, no? Mm. Quindi mettiamo tutti i chiodi di garofano, la ricopriamo tutta e poi la mettiamo nelle ciotoline in diversi angoli della casa. Mm. Non andrà ad ammuffirsi la cipolla perché i chiodi di garofano la preservano e prevarrà l'odore gradevole dei chiodi di garofano. Davvero? Sulla cipolla? Certo. Quindi si sentirà più l'odore? Più il chiodo di garofano che la cipolla, quindi un odore gradevole per noi ma sgradevolissimo per tutti gli insetti e le zanzare. E quindi è un metodo naturale molto semplice. Semplicissimo. Altro metodo naturale è limone. Sì. Io ho preparato in questo bel barattolino dell'aceto bianco di vino. Sì. Allora noi andiamo a spremere il limone così e poi lo mettiamo dentro l'aceto. Facciamo questa quantità di aceto e un limone circa spremuto. Mezzo barattolo è. Sì. Circa un mezzo, mezzo bicchiere. Mezzo per bicchiere dire. E poi ci andiamo a mettere il limone. Allora, questi barattolini vanno a sostituire perfettamente tutte le piastrine, gli zampironi. Li tenete aperti un paio d'ore. Senti che buon profumo che ha. Sì, è molto forte anche. È forte. Dopodiché, 2-3 ore li richiudete e vi durano 2 mesi. Sempre mettendoli nell'ambiente. Ma in una stanza grande quanto? Perché se uno ha una stanza tipo una camera da letto, quanti ne mette? Due barattolini. Due barattolini. Se tu hai un salone di 40 metri, metti 3-4 barattolini. Sì, sì, però insomma, in una stanza normale, tipo una camera da letto, basta una cosa del genere per allontanare. Allontanare le non zanzare. Non uccidere, ma allontanare. Come diceva il nostro Enrico Chiarotto, no? Non è che possiamo distruggerle se non abbiamo un veleno, ma le teniamo lontane. Le teniamo lontane. Che mi sembra la cosa più importante. E con questi metodi veramente è molto efficace e semplice perché tutti abbiamo in casa queste cose. Assolutamente. Passiamo al post. Se non siamo riusciti a liberarci, dobbiamo curarci le punture. Esattamente. Allora, metodi efficacissimi quali sono? Gli oli essenziali sono i concentrati massimi delle piante. Per cui ne bastano pochissime gocce per lenire, eliminare il prurito, eliminare il rossore. Abbiamo in primis, come diceva il nostro botanico, l'olio essenziale di lavanda. Sì. L'olio essenziale di lavanda che va messo proprio una goccina sulla parte da trattare. Quindi sulla mano per dire, sì, no? Sulla mano, sulla puntura, sulla esattamente, gamba. Proprio così, una goccina si spalma. Si può lasciare così, ma anche un metodo molto molto efficace è metterci sopra del burro di argan.
Perché il burro di argan? Cioè sopra la goccina? Sopra la goccina. Vedi, è un burro molto morbido, sì, che però fa da film, per cui preserva, che l'olio essenziale non evapori facilmente, e lenisce anche e ammorbidisce la pelle. E ho questo capito. È un ottimo metodo. Altro metodo è anche mettere dentro dell'olio di mandorle dolci. Sì. Mi raccomando, gli oli devono essere pressati a freddo, non con solventi chimici, perché sennò ci fanno male, sono cose chimiche, non vanno messe sulla pelle. Ci mettiamo dentro a 100 ml, quindi una boccettina così, di olio di mandorle dolci. Mettiamo 5 gocce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo 6 gocce. Perché è caduta. 6 gocce di olio di lavanda. Sì. 6 gocce di tea tree oil, che è l'olio di Malaleuca alternifolia. 6 gocce di olio di neem, che potete trovare tutti questi prodotti in erboristeria, e 6 gocce di olio di geranio. Sì, allora, e anche questo, una volta che l'abbiamo preparato, ci dura tutta una stagione. Ci dura tutta la stagione per tutta la famiglia, perché vanno messe pochissime gocce dopo la puntura, quindi è lenitivo immediato. Allora, noi scriveremo ovviamente tutte le indicazioni dei nostri ospiti sul nostro sito internet www.animalieanimali.it. Poi andate sulla nostra pagina Facebook, mettete il mi piace, così diventate anche voi facenti parte della community. Valentino. Allora, abbiamo parlato anche delle piante che tengono lontane le zanzare da casa, con l'invito a tutti di piantarle. Se non fosse stato per la zanzara, quando la ritrovavo a casa, ovviamente stando attenti alla quantità per non farci una piantagione di lavanda fuori casa. Nascosta dalle piante, venite amici miei, che è giunto il momento di salutarci. Ancora una volta ringrazio il botanico Enrico Chiarot, l'erborista Francesca Schiavo e la nostra esperta di pipistrelli Alessandra Tomasini, e voi che siete stati in nostra compagnia. Ciao a tutti.